E Radio Radicale, siamo con la professoressa Paola Bellocchi, garante dell'Authority per il diritto allo sciopero, per parlare con lei della relazione che avete presentato quest'anno in Parlamento. Allora, che anno è stato questo? È stato un anno, diciamo, particolarmente difficile. Sappiamo che ci sono stati a un certo punto dei momenti di tensione per quanto riguarda lo sciopero dei trasporti. Complessivamente, che tipo di lavoro avete svolto? E soprattutto, insomma, la valutazione sul report che avete presentato. Allora, come ho detto nella relazione appena presentato, la maggior parte degli scioperi sono perfettamente legittimi, quindi seguono tutte le regole, anche nelle indicazioni immediate con cui segnaliamo qualche profilo di criticità, poi si adeguano. Non è il 100%, ma è una percentuale altissima. Quindi secondo me un po' l'idea in prospettiva del lavoro della Commissione è spostarsi non sul piano di legittimità, perché su questo ci siamo un po' su un piano di effettività, perché abbiamo scioperi proclamati da molteplici sigle sindacali, alcuni hanno uno scarsissimo seguito, ma lei sa meglio di me che poi a fronte dell'annuncio di uno sciopero il servizio viene ridotto al 50%, quindi insomma anche scioperi con bassissimi tassi di adesione hanno un impatto sull'erogazione del servizio pubblico essenziale. Parliamo dei trasporti, perché poi è chiaro che quello è un po' il campo elettivo di intervento, la cartina di tornasole della nostra legge. Invece, ecco, ci è sembrato un po' queste delle valutazioni di impatto una strada molto promettente, perché a fronte di bassi tassi di adesione allo sciopero, ecco, ci potrebbe essere uno sforzo maggiore dell'azienda erogatrice nel garantire standard di servizio qualitativamente più adeguati. Questo senza scomodare la vecchia idea della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero del lavoratore, che so non essere gradita ai sindacati, insomma, potrebbe essere anche una misura troppo drastica e radicale. Però attraverso un'analisi più strutturata e più sistematica dei dati di adesione allo sciopero, noi ce l'abbiamo, quindi ho parlato del registro degli scioperi, che a questo ci serve, perché se lo sciopero del sindacato X ha il 5%, non si capisce perché debba avere un'incidenza così importante sull'erogazione del servizio. Questo secondo me potrebbe essere una strada interessante per governare un pochino meglio il settore dei trasporti. Quante sono state le precettazioni disposte dal Ministero? Guardi, le precettazioni nell'anno 2023 sono state tre, tutte nel settore dei trasporti, una nel periodo estivo e due nel periodo autunnale, e il ministro ha ridotto la Ministro durata. Salvini. Il ministro Salvini, sì, perché sono state tutte nel settore dei trasporti e quindi il ministro competente, il ministro Salvini, ha ridotto la durata delle astensioni dal lavoro. Però, come chi ha tempo e voglia di leggersi la relazione, leggerà scritto che la precettazione non è una soluzione di sistema, è la soluzione di quello specifico caso, che poi si espone a un controllo del giudice, quindi alimenta anche una certa conflittualità giudiziaria e quindi non può essere una soluzione di tenuta del sistema, è insomma la soluzione di un problema particolare di necessità e urgenza. Rispetto alle tendenze di prima del Covid, gli scioperi sono aumentati nel settore pubblico, che lei si ricordi, e poi le volevo chiedere se nel settore della sanità ci sono stati meno o più problemi. Dunque, rispetto, secondo me il dato è sostanzialmente invariato, il periodo del Covid non lo teniamo in considerazione perché tutta l'Italia era chiusa e quindi giustamente non c'erano C'era anche una scioperi, moratoria, c'era anche diciamo. una moratoria. Quindi io ritengo che i dati siano sostanzialmente stabili, anzi in una prospettiva di medio-lungo periodo il conflitto anche nei servizi pubblici essenziali è in leggera diminuzione. Quindi No. ritiene che, diciamo, i conflitti da sciopero sono, lei vede che sono un po' in diminuzione rispetto. Sì, i conflitti secondo me sono un po' in diminuzione, perché poi il conflitto dovrebbe essere insomma l'ultima arma per risolvere una vertenza. In realtà dovrebbero esserci dei passaggi preliminari, a meno che un sindacato non voglia soltanto avere visibilità, allora sciopera, però questi sono dei casi limiti. Sì, secondo me sono in diminuzione, rimangono, come ho detto nella relazione, sostenuti nel settore dei trasporti, che veramente fa storia a sé. Nel settore della sanità direi che, No, a non è parte quasi la invariato, vertenza, sì.
Guardi, forse nella sanità un po' di conflittualità c'è, nella sanità privata che vuole raggiungere, eroga le prestazioni, oltretutto col finanziamento pubblico, e vuole raggiungere anche degli standard di trattamento uguali a quelli dei lavoratori della sanità pubblica. Lì c'è un conflitto aperto, hanno insomma un po' sistemato la questione delle residenze assistenziali, che c'era un contratto in dumping, e insomma l'obiettivo è di arrivare a un contratto unico della sanità. Però, certo. Si aspetta un'estate, diciamo, molto calda da questo punto di vista. Dal punto di vista degli scioperi, non dal punto di vista degli meteorologico, già oggi ci siamo. Oggi abbiamo Minosse e francamente non me lo chieda. Ok, va bene, allora devo ritirare la domanda. No, non ritiri la domanda. Guardi, gli scioperi, dobbiamo parlare sempre dei trasporti, perché poi insomma durante l'estate è chiaro, c'è il flusso turistico, i passeggeri, e insomma i sindacati ovviamente collocano lo sciopero nel momento in cui, certo, possono avere maggiore visibilità. Questo, ma lei se l'aspetta nel trasporto aereo, considerando la chiusura della trattativa Italia-Lufthansa? No. Ma nel trasporto aereo, se si chiudono i contratti, dovrebbe, sì, dovrebbe appunto, andare. Se si chiudono i contratti, la necessità che si chiudano i contratti, insomma, certo, perché il contratto in sé è uno strumento di composizione del conflitto. No, però le ripeto, insomma, le regole anche nei trasporti sono tutte rispettate. Noi non possiamo aprire procedimenti sanzionatori se rispettano le regole. Il problema è che i sindacati sono tanti, i conflitti sono tanti, i problemi sono tanti. Certo. Il rapporto col ministero com'è andato? Bene, con Salvini. Io non conosco Salvini. Ah, ho capito, quindi non avete mai... No, io non ho mai avuto il piacere di conoscere il ministro. Quindi no, questa nano ci ha dato una notizia. Va bene. Senta, io la... Qualora dovessi conoscerlo, suppongo bene, perché sono una persona... Istituzionalmente è un rapporto... Buono. Sì, però io non ho avuto... La Commissione è un'autorità indipendente. Certo. Però non... Va bene. Grazie alla professoressa Paola Bellocchi, che ha illustrato oggi a Montecitorio la relazione sull'ufficio che lei dirige, la Commissione di garanzia sugli scioperi. Grazie a voi, buona giornata e buona...